Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se mi seguite da un po', se seguite le varie storie che posto su Instagram, se non mi seguite, provvedete subito, mi trovate come la malettita Feliz. Ci tengo molto a far crescere quel social, quindi grazie e poi potete impicciarvi della mia vita quotidiana. Allora, che dire? Io ho adottato questo modus operandi da tempo ormai, quindi molte persone hanno ricevuto rispostacce, risposte non propriamente educate, perché mi sono accorta che tanta gente parla a sproposito e mi dà anche fastidio. Ma pensandoci l'altro giorno, visto che sono anche in Sardegna ad Alghero, nella quale ha soggiornato per tanto tempo mia nonna, non era a casa sua, ma quando era ancora in vita passava molto tempo qua. Quindi mia nonna mi ha trasmesso i suoi modi di fare e sono molto simili ai miei. Mia nonna era la donna alfa suprema, si faceva rispettare da tutti. Anche quando era in casa di riposo, tutti la rispettavano e cazziava veramente tutti. Altro che mio padre, proprio era severa. Ve la faccio vedere. Ovviamente qui è una foto in cui lei aveva 16 anni e potete notare la somiglianza fisica con me. Stesso fisico formoso, stessi capelli scuri e mossi, vabbè, adesso ho fatto la treccia, ma mia nonna si faceva anche la treccia quando li aveva lunghi, prima di tagliarseli definitivamente. Eccola qua. Poi in giro per casa c'è anche una foto sua di quando era comunque anziana. E lei rispondeva e lei odiava chi parlava a sproposito e diceva più del dovuto. E con gli anni mi sono accorta che sto adottando i suoi stessi atteggiamenti e i suoi stessi comportamenti. Sebbene io, quando ero più piccola, mi scontravo con lei perché non capivo i suoi comportamenti così, ma col tempo le do sempre più ragione, le do sempre più ragione. Infatti, ok, sto prendendo il suo modo di fare, il suo modus operandi. A parte che avevamo tantissime cose in comune, a parte la fisicità, perché appunto il fisico formoso l'ho ereditato da lei, perché mia mamma comunque è sempre stata filiforme, portava addirittura la 36, la 38, magrissima. Mio padre anche, quindi fisicità formosa da lei. Carattere forte, esattamente come lei, quindi sì, no, la parte vendicativa l'ho presa da mio padre, perché mio padre sembra tanto bonaccione, ma fidatevi che è vendicativo e si diverte quando gli racconto le vicissitudini, perché è anche pettegolo. Ma mia nonna veramente tante cose non le sopportava, quindi se una persona le diceva qualcosa che non le andava bene, lo seccava o la seccava. Io quante volte ho assistito a scene in cui rispondeva male e faceva bene perché la gente molto spesso parla a sproposito. Me ne sono accorta. Poi soprattutto dopo la pandemia veramente ha sbarellato. Vabbè, mia nonna non ha conosciuto la pandemia, forse sì, quella spagnola, no, sì, forse sì, perché è nata nel 1913, ma non è che mi raccontava chissà cosa della sua gioventù, eh? Era molto riservata, si faceva i fatti suoi. Quello sì, non è che era una che parlava tanto e ti raccontava tutti i fatti suoi, no, 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 no. Poi un'altra similitudine con mia nonna è che era dannatamente golosa. Sono dannatamente golosa. Lei non cucinava perché, vabbè, ha condotto uno stile di vita molto faticoso, eccetera, quindi io non l'ho mai vista ai fornelli. Quindi se mi dite la nonna che cucina, io vi dico, va bene, non la mia.
Sì, la nonna paterna, sì, ma non ero molto legata con lei. Poi lei non faceva i dolci, quindi la torta della nonna de che? Che ho dovuto imparare tutto da sola e mi sono dovuta arrangiare da sola. Però lei era molto golosa e mangiava sempre la viennetta, tra l'altro si leccava anche la coppetta, c'era fantastica, aveva una sfacciataggine e io sto prendendo il suo stesso modo di fare, che proprio rispondo anche male. Vabbè, lei i social non li usava, io sì, e quindi rispondo male. E appunto potete vedere molto spesso come rispondo ai commenti, oppure qualcuno, qualche beata della papa pronta che osa venire a contattarmi privatamente per chiedermi informazioni sui luoghi abbandonati? Ma non c'era bisogno di rispondere così, e non c'è bisogno che tu mi vieni a rompere l'anima allora, perché non sono una travel blogger, ve lo ricordo. Sarei voluta diventare travel blogger, ma no, ci ho ripensato, non ci voglio diventare perché sennò la gente mi rompe l'anima e io non ne voglio sapere. Le informazioni dei luoghi abbandonati le tengo tutte per me, le trovate se sono di buon cuore, generosa sul mio sito lamaletitafeliz.com, altrimenti non voglio seccature. Niente, quindi così mia nonna era molto arcigna, molto severa, sempre combattiva, anzi adesso torno subito, vi cerco una sua foto di quando appunto era anziana, di come la ricordo, perché appunto un mio zio si è portato via degli album fotografici da casa e devo cercarne una che è qua. Aspettate che torno subito. Eccola qua, l'ho trovata, spero la riusciate a vedere. Ecco qui la nonnina. Si chiamava Raffaella, vabbè, proprio nonnina mica troppo perché era piuttosto incazzosa. Esattamente come me, infatti mio padre me lo rimarca adesso che ci penso. E poi lei mi diceva sempre: se qualcuno ti fa o ti dice qualcosa che non va bene, tu rispondi e faglielo capire. Non farti mettere mai i piedi in testa da nessuno, me lo diceva sempre. Poi altre raccomandazioni che mi faceva: non ti trasandare mai nell'abbigliamento, guai a te, non invitare troppe persone a casa tua, non raccontare i fatti tuoi, ma queste cose sono diventate la mia quintessenza con gli anni. E poi altra cosa che mi diceva: non partecipare mai a sedute spiritiche. Se le fanno davanti a te, alzati e vattene via immediatamente. Non fare mai queste stupidate. Poi altre cose che mi diceva, aspetta, aspetta, lei era molto arcigna, era un personaggio, però il punto è che tutti poi l'adoravano, tant'è che al suo funerale presero parte un sacco di persone, addirittura la chiesa di Sant'Agostino di Alghero, vabbè, chi è di Alghero la conosce perché lei era appunto a Sant'Agostino, lei risiedeva lì in casa di riposo, la chiesa era aggremita, non è che c'erano poche persone, no, la adoravano, ma sarà stato per la sua schiettezza, perché lei non te le mandava a dire le cose, cioè non era la cara nonnina dolce, no, ve lo potete scordare. Però io appunto, se ci penso, l'adoravo per questo, perché lei se doveva farti un complimento te lo faceva, ma se doveva criticarti te lo diceva senza peli sulla lingua. Quello sì. Vabbè, dai, ve la faccio rivedere. Eccola qui. Però quasi quasi una foto. Me la porto a Milano, me la incornicio, me ne cerco qualcuna. Avviso però mia mamma prima che poi non trova le foto. Gianna, dove hai messo le fotografie? No, veramente me la sono portata via. E quindi, così è, insomma, adesso che ci penso e siete pettegoli, impiccioni, vi racconto anche appunto questo gossip del mio comportamento da tiranna ereditato dalla nonna Raffaella, perché appunto faceva bene. Sì, bisogna farsi rispettare sempre. Infatti nessuno le mancava di rispetto, non osavano. Lei con il solo sguardo ti ghiacciava.
adesso se ci penso pure io con lo sguardo ghiaccio le persone. E poi vabbè, comunque ho capito che il mio fisico formoso è questo, l'ho preso dalla nonna. Poi tra l'altro mi parlava sempre di sua mamma, quindi è la mia bisnonna, e si chiamava Assunta. E lei non usava mai trucco, però era una donna austera, bella anche lei, e neanche mia nonna usava il trucco. Una volta che ho provato a truccarla, a metterle un po' di rossetto, c'è un po', è rimasta un po' contrariata, non l'ha voluto. C'ero lì a metterle il rossetto, no, non l'ha voluto. Mia nonna è morta quando io avevo 20 anni, aveva 89 anni, quindi comunque aveva la sua bella età, però ci pensavo, detto già che sono in Sardegna, comunque ne posso parlare, anche perché poi quando sono qua i ricordi si fanno ancora più vivi, e soprattutto quando giro nella zona di Sant'Agostino oppure in via dell'Itala dove abitava lei. Quindi è un vicolo di Alghero Vecchio e ogni tanto ci passo davanti a quella casa. Ormai non c'è più traccia di lei, quindi anche stalker e quant'altro, gente che vuole pedinarmi se lo scorda perché non c'è più nessuna traccia in quel posto, perché poi comunque sono successe delle cose eccetera, e quindi abbiamo proprio cambiato del tutto zona. Però se ci passo eccetera, a parte che in via dell'Itala non c'è niente, solo un vicoletto di Alghero triste, pieno di ciottoli, quindi se si cammina con tacchi o sandali, anche semplici infradito, non è il massimo del comfort. E niente, quindi insomma spero di avervi tenuto compagnia. Come erano i vostri nonni, le vostre nonne? Autoritari, autoritarie, accomodanti, non accomodanti? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.